Da qui alla fine di questo video scoprirete, tra le altre cose, perché possiedo una spilla che dice Hot Chicks for Trump. Scoprirete anche delle altre cose, e cioè che ci sono alcuni luoghi comuni sul rapporto tra gli americani, i soldi e la politica. Conoscete le regole in base alle quali gli americani possono o non possono donare dei soldi ai politici? E come funziona per l'acquisto dei gadget, delle spille come quella, delle magliette per gli americani e per noi? Tutto questo ha a che fare anche con una sentenza specifica della Corte Suprema, la sentenza cosiddetta Citizens United. In questo video vi racconto la storia di quella sentenza e più in generale il rapporto complicato, controverso tra i soldi e la politica americana. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Benvenuti, benvenute, rieccoci qui. Oggi voglio raccontarvi una storia. Questo video infatti sarà un po' diverso dagli altri, forse, quantomeno per il tema. È un format di uno dei tanti che sto cercando e stiamo cercando di mettere insieme su questo canale YouTube. Costa racconta. Costa sono io, vi racconto una storia e la storia che vi racconto oggi, che permette appunto di capire molte cose sul rapporto tra i soldi e la politica americana, è la storia di questa sentenza. Citizens United è una sentenza del 2010 o 11. No, 2010. Citizens United. Citizens United. Citizens United. Citizens United. Citizens United. Vi parlavo prima del fatto che ci sono un po' di luoghi comuni quando si parla di americani, candidati, politica, soldi. Per esempio, si dice appunto il candidato che ha più soldi vince. Tanto l'unica cosa che conta è avere le casse piene per poter fare gli spot, eccetera. Non è così. Anzi, nella storia recente americana ci sono diversi casi di candidati che hanno vinto le primarie o le presidenziali pur essendo meno finanziati degli altri e avendo meno soldi degli altri, anche molto meno a volte. È il caso di Obama nel 2008, che vinse le primarie contro Hillary Clinton, nonostante Clinton avesse molti più soldi di lui. È il caso di Trump nel 2016, che vinse sia le primarie che le presidenziali, essendo il meno finanziato, sia alle primarie che alle presidenziali. È il caso di Biden nel 2020, che vinse le primarie del Partito Democratico pur avendo molti meno soldi dei suoi avversari, da Sanders a Buttigieg a Elizabeth Warren. Un altro esempio, se volete, al contrario, riguarda Michael Bloomberg, che si candidò alle primarie del Partito Democratico nel 2020. Se non ve lo ricordate, perché la sua campagna elettorale durò tipo tre quarti d'ora, riuscì a sperperare centinaia e centinaia di milioni ottenendo pochissimi voti. Credo che ogni singolo voto gli sarà costato qualche migliaio di dollari, forse anche di più. Insomma, i soldi sono utili? Certo. I soldi servono per fare una campagna elettorale? Certo. Se hai più soldi, la fai migliore la campagna elettorale? Probabilmente. Serve avere tanti soldi o essere il candidato o la candidata che ha più soldi per vincere? Fatevelo dire appunto da Bloomberg. I've spent hundreds of millions of dollars. Assolutamente no. Veniamo alle regole, al contesto generale. Quando si parla di finanziamento della politica in America, si parla dei modi con cui i partiti, i candidati possono raccogliere del denaro, perché fare politica costa. Costano gli staff, costano gli aerei per far spostare il candidato, costano le sale in cui fare i comizi, costano gli impianti di amplificazione che devi noleggiare, costano i volantini. Chiunque faccia politica sa che la politica ha un costo. Questi soldi, chi li mette? I candidati, che si dichiarano ufficialmente candidati, quindi presentano le carte, compilano i moduli, devono rispettare una gran serie di regole rispetto ai soldi che possono raccogliere, quanti possono raccoglierne e anche come possono spenderli. Avete presente quel caso giudiziario in cui il presidente Trump è accusato di aver pagato un'attrice porno perché lei tacesse sulla loro relazione, che per Trump era una relazione extraconiugale? And you had sex with him? Yes. Were you physically attracted to him? No. Lì Trump non è accusato di aver pagato un'attrice porno perché non è illegale, e nemmeno gli accordi di riservatezza sono illegali. Tu paghi qualcuno e in cambio quel qualcuno ti dice: non parlerò pubblicamente di quella cosa, si può fare. Qual è il reato, il presunto reato? Che Trump ha pagato quell'attrice con i soldi del comitato elettorale. E le leggi americane sono molto stringenti su cosa possa essere pagato e cosa no con i soldi raccolti dalle persone. Le attrici porno non rientrano in quella lista. Ci sono regole molto stringenti anche per quanto riguarda gli americani che donano dei loro soldi alla politica, ai candidati che sostengono, in cui credono. Per esempio, ci sono dei limiti.
non puoi donare tutti i soldi che vuoi. Ci sono dei limiti che vengono aggiornati poi di anno in anno in base all'inflazione, che prevedono per esempio che ogni persona americana possa donare fino a un massimo di $3,000, 3.000 circa, forse sono qualcosa in più, 3.300, per ogni candidato al massimo in una elezione. Quindi più di quello non possono dare. Però ci sono delle altre donazioni che possono fare. Possono donare al partito a livello statale, a livello contea, a livello federale, quindi possono fare più donazioni. In questo caso c'è una soglia di $5,000 per ogni donazione. Possono donare dei soldi ad altri comitati politici affiliati al partito, con varie soglie, con vari tetti. E possono farlo ovviamente non soltanto per un candidato. Vuoi donare a 3 candidati alle primarie? Lo puoi fare, ma non più di $3,300 per ogni singolo candidato. Vuoi donare a 2 partiti, sia i democratici che i repubblicani? Se vuoi, lo puoi fare rispettando queste soglie. Gli americani lo fanno, donano parecchio, donano un sacco di soldi, ma non solo ai politici, donano un sacco di soldi in beneficenza. In generale sono, come sapete, culturalmente molto portati alla spesa. E poi credono molto che se tu vuoi dare il tuo contributo per questa o quella causa, puoi farlo in tanti modi, ma uno dei modi più efficaci è tirar fuori i soldi. E quindi se gli americani credono in un candidato, in un partito, in una qualche causa, aprono i portafogli e donano. Non solo quelli ricchi, anche chi ha delle vite normali, anche la classe media, anche la classe operaia. As the FEC fundraising deadline for 2019 approaches, I am once again asking for your financial support. Vi ricordate dei vari comizi in cui candidati come Sanders, ma anche Obama, ma anche Biden dicevano anche $1 va bene, anche $2 va bene, $3, ogni cifra è utile e gli americani donano ogni cifra entro questa soglia, ma anche $1, $2. Tutto questo è regolato al punto che voi potete andare su alcuni siti, quello ufficiale è quello della FEC, cosiddetta Federal Election Commission, FEC.gov, ma quello più facile da consultare si chiama Open Secrets, in cui voi potete vedere effettivamente cosa hanno donato e a chi tutti i cittadini americani. Non sono dati coperti da segreto, non c'è nessuna privacy. Le persone hanno il diritto di sapere, secondo la legge americana, chi ha donato cosa a chi. E quindi volete sapere per chi ha donato dei soldi Leonardo DiCaprio? Oppure il vostro cugino americano, la vostra prof americana, andate su Open Secrets, cercate nome e cognome e potete sapere a chi ha donato dei soldi e quando. È un sistema quindi che mette al centro molto la trasparenza, ma tutto questo appunto è molto cambiato con una sentenza della Corte Suprema, la sentenza cosiddetta Citizens United, adesso vi racconto anche perché si chiama così, sentenza che ha cambiato totalmente il rapporto non tanto delle persone con la politica, anche se sì, ma ci arriviamo, ma delle aziende col finanziamento della politica. Fino al 2010, infatti, le aziende, le organizzazioni, anche non profit, non potevano fare campagna elettorale attiva, spendere quindi dei soldi per favorire o danneggiare un certo candidato. Potevano magari donare dei soldi a dei comitati per delle cause generiche. Tu magari volevi che Nixon venisse rieletto. Non potevi donare dei soldi direttamente a Nixon, però c'è un comitato per, non so, più petrolio per tutti, ed era una causa di Nixon, doni dei soldi a quel comitato, comunque fai gli interessi di Nixon. Non potevano però fare campagna direttamente per o contro qualcuno. C'era un'organizzazione nel 2010 che si chiama Citizens United, Cittadini Uniti, che voleva trasmettere uno spot contro Hillary Clinton, eppure gli era proibito dalla legge. Loro però non si arresero, era questa un'organizzazione conservatrice, presentarono un ricorso che di tribunale in tribunale arrivò fino alla Corte Suprema. La Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, scelse con un voto di 5 giudici contro 4, i 5 conservatori contro i 4 progressisti, che questa organizzazione, Citizens United, aveva ragione. Alle aziende non può essere proibito di fare campagna elettorale per questo o quel candidato, perché, e questo è il punto più controverso di tutta questa storia, donare del denaro è una forma di espressione del libero pensiero della parola. Insomma, la libertà di espressione passa anche attraverso la libertà di donare i soldi che si vogliono ai politici che si vogliono, e la libertà d'espressione non vale soltanto per le persone, ma vale anche per le aziende. Non vi sto dicendo che io la penso così, o che è giusto che sia così, ma questo è quello che ha stabilito in quella circostanza la Corte Suprema, e da un giorno all'altro è cambiato tutto. Se il divieto per le aziende di donare violava la libertà d'espressione, a quel punto non è che puoi limitarla o contenerla chissà quanto, se è una questione davvero di libertà d'espressione. E quello che è cambiato dal 2010 è che non solo aziende, organizzazioni, profit o non profit, hanno potuto investire dei soldi per favorire o danneggiare un candidato,
ma che l'hanno potuto fare praticamente quasi senza limiti. Possono raccogliere soldi praticamente senza limiti. Devono soltanto rispettare alcuni criteri, e cioè non possono essere direttamente affiliati al comitato elettorale del candidato, devono essere indipendenti. Io posso raccogliere dei soldi per favorire Hillary Clinton o danneggiare Barack Obama, ma non posso essere un collaboratore attivo di quella campagna elettorale, devo essere formalmente indipendente. Non è che il candidato che io sostengo può dirmi: senti, mi servirebbe molto che tu facessi degli spot su questo o quel tema, così io lo faccio. In teoria non ci si può coordinare. In pratica, come sapete, come fai a verificare che non si telefonino, a meno di non fare un'indagine apposta, che non si incontrino in un bar? Ma a volte le cose possono essere coordinate anche alla luce del sole. Il capo della campagna elettorale del candidato X dà un'intervista al New York Times e dice: noi da qui in poi punteremo sulle tasse e sulla scuola. Io, della mia azienda, che voglio sostenere quel candidato, comincio a fare degli spot sulle tasse e sulla scuola. Lo sto aiutando, non mi sto coordinando con lui sul piano formale, ma capite che sono questioni anche un po' di lana caprina. Questa sentenza ha di fatto aperto la strada alla nascita di organizzazioni e aziende che sono finalizzate esattamente a questo scopo. Cioè, non siamo qui in presenza soltanto dell'azienda che produce copertoni o panini che decide di sostenere attivamente questo o quel candidato. Anzi, questa è una cosa che capita poco, perché le aziende comunque sanno che se si espongono così tanto a favore o contro qualcuno, poi scontentano parte della loro clientela. Ma sono nate delle aziende, delle organizzazioni che vengono chiamate, per esempio, con l'acronimo, col nome Super PAC. PAC sta per Political Action Committee, super comitati politici, che possono quindi raccogliere soldi senza limiti, che possono spendere soldi senza limiti e in qualche caso non devono nemmeno rendicontare da chi ricevono questi soldi e come li spendono. Quindi c'è una marea di denaro che viene investito nelle elezioni americane dal 2010 a oggi, prima non era così, che è un denaro oscuro, nel senso che non sappiamo chi lo versa e non sappiamo nemmeno come viene speso. Tutte le manovre, quelle lì un po' più scorrette, gli spot, quelli che danno dei colpi sotto la cintura, le iniziative, quelle su cui i candidati non vogliono mettere la loro firma perché magari genereranno polemiche, chi è che le fa partire? I super PAC, per esempio, perché possono fare più o meno quello che vogliono con grande libertà. Al punto che, e questa è un'altra questione importante, per quanto la legge formalmente lo vieti, queste organizzazioni purtroppo è capitato che accettassero donazioni anche dall'estero. La legge americana su questo è tassativa. Chi non è americano, che sia persona o azienda, non può contribuire a nessun titolo alla campagna elettorale americana. Altrimenti uno potrebbe vedere, non so, l'emiro del Qatar o paesi con grandi fortune a cui importa se viene eletto Tizio o Caio, che investono cifre senza senso, senza fine. È una grande manipolazione, influenza, no, della campagna elettorale. Non si può fare. E rimane così la legge. Ma se la legge stessa non impone alle aziende di rivelare chi sono i propri finanziatori, a meno che non ci sia un'indagine che parte a un certo punto, queste aziende possono raccogliere soldi praticamente da chiunque, e lo fanno. Questa marea di denaro incontrollata ha fatto sì anche che alcuni personaggi americani molto ricchi diventassero così influenti. C'è un americano che si chiama Sheldon Adelson, anzi c'era perché è morto qualche tempo fa, era un imprenditore del settore dei casinò che è stato in grado di investire in una sola elezione anche 15, 20, 30 milioni di dollari. Tenete conto che il monte di tutti i soldi che vengono raccolti in una elezione presidenziale dai partiti, dai candidati, da tutti questi comitati, nel 2020 ha toccato quota 15 miliardi di dollari. È una cifra ridicola, è una cifra così grande di quelle che noi non sappiamo più quanto sia grande davvero. È il PIL di una piccola nazione africana. In una parte significativa sono soldi di americani, soldi dati liberamente da persone che vogliono sostenere Tizio o Caio, ma i soldi di queste aziende, i soldi di questi imprenditori pesano sempre di più. E questo è successo a causa di questa sentenza Citizens United, che ancora oggi continua ad agitare molto la politica, perché c'è qualcuno che vuole che il Congresso faccia passare delle leggi per mettere fuori legge Super PAC. As I think all of you know, we don't have a Super PAC. I'm not running all over this country raising enormous sums of money from some of the wealthiest people in America. Di fatto oggi Super PAC però ce li hanno quasi tutti i candidati. Poi li puoi usare per fare delle cose più o meno losche, ma anche chi si opponeva a quella sentenza, anche chi oggi chiede leggi più trasparenti sulla politica americana, poi non vuole correre i 100 metri con una gamba sola, giocare a scherma con una mano dietro la schiena. Mi inventerò delle altre metafore, ma avete capito. Insomma,
Se le regole sono queste, si gioca secondo le regole e quindi anche i candidati che sono contrari a questo tipo di finanziamento della politica spesso usufruiscono di un qualche super PAC per poter competere alla pari con gli altri. Non mi sono dimenticato però della spilla Hot Chicks for Trump, perché eravamo partiti da questi cimeli. Dato che non si può contribuire alle campagne elettorali americane dall'estero, come facciamo noi appassionati di politica americana per portarci a casa un ricordo di questo o di quel candidato, per comprare dei cimeli della politica americana? Questi acquisti valgono infatti come donazioni. Ti sarà capitato forse qualche volta, o forse no, non è che sono tutti diciamo matti come me, però di voler comprare una maglietta, una spilla di questo o di quel candidato e andare sui siti e vedere se fosse possibile ordinarli online e scoprire che soltanto le persone americane, con indirizzo americano, con carta di credito americana, possono comprare il gadget dei candidati. Perché appunto quell'acquisto è una donazione elettorale, se sei straniero non lo puoi fare. Qual è il modo migliore quindi per ottenere questi gadget? Io ve lo racconterei facendovi vedere alcuni dei miei di questi gadget. Per esempio, la spilla Hot Chicks for Trump l'ho comprata a una convention del Partito Repubblicano. Non è un gadget ufficiale, era una delle cose che vendevano fuori delle bancarelle, è molto divertente però, e quindi l'ho comprata. Non ho contribuito alla campagna elettorale americana, ma ho fatto ricco, sapete quanto mi è costata, immaginate, un venditore ambulante. Il mio vecchio computer portatile pieno di adesivi presi gratis ai comizi dei candidati, e quindi qui è pieno da Andrew Yang, il Partito Repubblicano, Pete Buttigieg, Democratico, Amy Klobuchar, Caucus dell'Iowa, Tom Perriello, questo se lo ricordano veramente soltanto i nerd come me, Tom Perriello. Altri gadget che amo collezionare, questi non si possono comprare, sono i vari cartellini della stampa, questo è Sanders, Warren, Biden, per accedere a conferenze stampa, comizi, sono sempre molto comodi. Passa l'ambulanza, un attimo. Dicevo, sono utili anche per portare dei souvenir agli amici, invece che comprarli nei negozi. Questi sono abbastanza unici e li trovate una volta che siete lì a seguire la campagna elettorale come giornalisti. Altre strade per ottenere di questi cimeli, volevo farvi vedere. Alcuni me li hanno regalati. Questo me l'ha regalato un amico, Spilla McCain Palin della campagna del 2008. Questo è uno yo-yo del Partito Democratico Convention del 2012. Mi ha regalato un collega giornalista che era andato a quella convention, io non c'ero andato. Oppure si possono comprare dei gadget appunto non ufficiali anche online. Questa qui viene dalla biancheria sport, peraltro, ma tanto perché vi frega. È una felpa di Beto O'Rourke che ho comprato dal materiale diciamo non ufficiale, candidato in Texas al Senato, poi governatore, poi anche alle primarie del Partito Democratico. Questa l'ho presa a un comizio di Andrew Yang. Ricordate Andrew Yang? Se non siete matti come me, no. Questo math non vuol dire matematica, ma vuol dire Make America Think Again. Era candidato alle primarie del Partito Democratico del 2020. Questa pure mi è stata regalata. Joe Biden che dice: Will you shut up, man? Lo disse durante un dibattito con il presidente Trump. Maglietta del candidato Pete Buttigieg che spiega come si pronuncia il suo nome, cioè Buttigieg. Buttigieg. Il mio cimelio però, scusate, dicevo, più prezioso e anche più divertente sulla politica americana, mi è stato regalato anche questo. Avere degli amici che ti regalino le cose effettivamente è un buon criterio per aggirare la legge americana sui finanziamenti elettorali. Forse ricordate quella storia di Trump dopo le elezioni perse del 2020, che dice in realtà ho vinto io. Rudy Giuliani, avvocato che lo difende, indice una conferenza stampa per raccontare le prossime mosse del presidente Trump. Giuliani e Trump scrivono: ci vediamo al Four Seasons, e tutti pensano che sia un hotel in cui hanno noleggiato una sala in cui fare questa conferenza stampa. Poi vanno all'indirizzo dato da Giuliani e dal comitato Trump, e c'è una saracinesca chiusa e c'è un negozio di giardinaggio che si chiama Four Seasons Total Gardening, ed è questo negozio qui che è diventato quindi famosissimo a quel punto, perché Rudy Giuliani tenne questa conferenza stampa assurda, c'era accanto una pompe funebri, accanto ancora un sexy shop, e non si è mai capito se hanno sbagliato a prenotare, volevano prenotare il Four Seasons e hanno prenotato il cortile davanti questo negozio di giardinaggio, o se erano proprio messi male e hanno detto prenotiamo sto posto, si chiama Four Seasons, magari non se ne accorge nessuno. Fatto sta che questi del Four Seasons, in quanto loro americani, videro una grande opportunità di business dietro questo errore, e quindi queste magliette dicono che Four Seasons Total Gardening è ottimo per il giardinaggio e anche per le conferenze stampa. Grande maglietta, grazie tu amico che sai che mi hai regalato questa maglietta,
me ne vanto ancora adesso. Non so dirvi adesso di cosa parlerà il prossimo video, anche perché no, così poi lo scoprite quando esce. Se però volete essere sicuri di non perdervi un altro video, un'altra storia sugli Stati Uniti, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, noi ci sentiamo presto qui o sugli altri social. Ciao!